Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato e come al solito forza Juventus. Ricordatevi attentamente, oggi giochiamo alle 18. Juventus-Milan alle ore 18 di sabato, che cosa mi rappresenta? Però è così, accettiamo e ci mettiamo qui oggi pomeriggio a cercare di conquistare dei punti Champions, perché noi abbiamo la necessità di arrivare in Champions. Però io vi dico che la mia volontà oggi non è tanto qualificarsi alla Champions, perché con le 5 squadre e con le poche giornate rimaste, con la distanza che c'è da altre squadre, credo che la Champions sia quasi assicurata per la Juve. Dico quasi, perché poi un paio di partite così e poi rimettere tutto in discussione. Però un minimo di amor proprio sarebbe cercare di cambiare questa mentalità, e cioè non dire trasciniamoci alla fine del campionato, bensì giochiamo contro la seconda in classifica, noi siamo terzi, cerchiamo di raggiungere, cerchiamo di avanzare, cerchiamo di superare, cerchiamo di piazzarci nel migliore delle condizioni possibili, anche per allenarci in via della finale di Coppa Italia. Io ragionerei così, però so benissimo che dovremmo invece cercare di, in questo finale di stagione di questa Juve qui, adattarci al punti Champions. Ci servono, sono necessari. Tra l'altro credo che il Milan oggi potrebbe ipotecare la qualificazione alla Champions con una vittoria, quindi vediamo un attimo. Partiamo proprio lato Milan. Loro hanno tre giocatori squalificati, e cioè Tomori, Theo e Calabria. Sono tre titolari su quattro della difesa del Milan, tre quarti della difesa a quattro del Milan. Giocano con Florenzi, Musa adattato a terzino, Gabbia, che sono andati a riprendere a gennaio perché c'era una moria di difensori centrali, e Ciao, che all'andata si fece espellere su McKennie, su Ken, in un'azione che poi ha portato a una Juventus che nel secondo tempo ha trovato il gol vittoria di Locatelli. Non stiamo parlando di una difesa super imperforabile, anzi stiamo parlando di una difesa adattata, di emergenza, dove ci sono dei giocatori che devono giocare per forza di cose. Abbiamo la possibilità di attaccare quella difesa lì e di fare male a quella difesa lì, giocando anche in casa. Quindi cerchiamo di sfruttarle queste cose qui, che sono un po' gli strascichi che si portano dietro dal derby che hanno perso in casa contro l'Inter. Cerchiamo di fare nostro questi piccoli vantaggi, anche perché loro vengono da un filotto disastroso. Non che noi siamo la squadra più in forma della storia, però loro vengono da la Roma in Europa League, il 3-3 col Sassuolo a Reggio Emilia, di nuovo la Roma in Europa League che ha fatto sì che venissero eliminati dalla competizione, l'Inter che gli ha alzato lo scudetto in faccia in un derby di Milano a San Siro, di quelli che rimarrà per sempre una storia, eliminazione dalla UEFA e scudetto in faccia, sono i colpi del KO, quasi che un pugile che è andato a mettere KO il Milan. Avranno almeno quel minimo di reazione da parte dettata dall'orgoglio? Per me no. Io oggi in Juventus-Milan vedo un pareggio scritto, due squadre che non vorranno farsi male, due squadre che hanno bisogno di punti per arrivare in Champions League, due squadre che si accontenteranno di un punto a testa che muove una classifica a 5 giornate dalla fine. Io vedo questo, poi non so se mi sbaglio oppure no, anche perché ieri Pioli in conferenza stampa non mi è piaciuto, anzi non mi è sembrato uno che voleva caricare l'ambiente, tutt'altro, è sembrato più uno che voleva cercare di spiegare come mai, perché io lo scudetto quest'anno l'ho vinto, non siamo entrati, ma sai, gli altri sono più forti, non è che è colpa nostra, è che gli altri sono più forti, le colpe non sono nostre, sono i meriti degli altri. Quindi mi sono sembrate delle parole non proprio dedicate alla volontà di essere una squadra che parte e va a giocarsi un Juventus-Milan, che dovrebbe essere la partita forse più bella del nostro calcio quando esce il calendario, e invece rischia di diventare una partita in un sabato pomeriggio alle 18 che nulla avrà da raccontare. Vedremo se sarà davvero così. Io mi immagino davvero un pareggio scritto, anche perché andiamo a vedere il match program che ha rilasciato la Serie A. Praticamente il Milan è la squadra che ha fatto più gol, ha subito più gol della Juve, questo è vero, però tira di più, in porta, in totale, fornisce più assist, fa più passaggi sulla tre quarti, più passaggi sulla tre quarti riusciti, noi facciamo più falli, evviva, dribblano decisamente più di noi, hanno un baricentro più alto,
Fuori gioco noi ci finiamo un po' di più, che bello, battiamo più corner e crossiamo di più e loro hanno più possesso nella propria metà campo e anche in quella avversaria. Insomma, dal punto di vista puramente statistico, il Milan è una squadra più convincente all'interno di questa Serie A arrivati a questo punto della stagione. La Juventus ha delle novità di formazione, ok? E ora andremo a leggere insieme quella che dovrebbe essere la probabile formazione dei bianconeri. Vi faccio una domanda, secondo voi sarà 3-5-2? Perché vi faccio questa domanda qui? Perché dovrebbero scendere in campo Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa e Vlahovic. Non gioca McKennie, ancora una volta destinato alla panchina. Attenzione, è la seconda panchina consecutiva per McKennie dopo Cagliari in Serie A, ovviamente, perché la Coppa Italia è un'altra competizione. Oggi Allegri ha a disposizione tutta la rosa, ha recuperato anche Kenny. L'unico ballottaggio che si sta portando dietro in questo momento sembra essere legato a Chiesa o Yildiz al fianco di Vlahovic. Ma McKennie parte nuovamente in panchina per via del contratto che ha rifiutato, perché non vuole rinnovare il contratto? È questa la motivazione? A Cagliari avevamo visto McKennie in panchina e Alcaraz titolare. Invece oggi vediamo Cambiaso, mezzala, Weah tra l'altro la seconda di fila da titolare. Io non so se perché, in questo momento lo si vede più in forma, non credo che sia per via dell'assist dell'altra sera in Coppa Italia con la Lazio, perché è stato intanto un assist fortuito e secondo me all'interno di una prestazione non convincente di Weah. Fatto sta che Weah ha ancora una volta un po' di spazio in quella che è stata un po' la partita del cuore per Weah, dato che il papà ha giocato tanti anni nel Milan, ma il cuore è sempre stato bianco-nero. Ma torniamo alla scelta di formazione, va bene, McKennie non gioca. Contratto, non contratto, forma fisica, infortunio, non lo so. Però gioca Cambiaso, che teoricamente dovrebbe andare a prendere il ruolo di mezzala destra nel 3-5-2. Vi faccio una domanda, ve la rifaccio. Sarà davvero 3-5-2? Per un motivo. Il Milan è la squadra, in questo momento, in Serie A che dribbla di più. E noi questa cosa la soffriamo tanto. Potrebbe essere una sorta di scelta legata ha cambiato in quella posizione lì, come fu con il Sassuolo per cercare di fare quella famosa gabbia intorno a Berardi, perché noi Berardi o comunque il Sassuolo l'abbiamo sempre sofferto tanto, e quando andiamo a fare quella partita lì di ritorno in casa giochiamo quasi con una sorta di 4-4-2 per raddoppiare sugli esterni. E quindi vi chiedo, può essere questa la formazione della Juventus? Un 4-4-2 quando si difende piuttosto che un 3-5-2 o meglio un 5-3-2 in fase di non possesso? Perché la Juve, se vuole raddoppiare sugli esterni, in questo modo potrebbe farlo con le due catene di destra e sinistra. Vedremo se sarà così oppure no. Ho trovato due statistiche interessanti, sono dati Opta e li ho letti in un articolo di Eurosport. E sono: Dusan Vlahovic è l'unico giocatore in doppia cifra di gol nel 2024 in Serie A, 10 reti in 12 presenze, e già qui è tanta roba. Il classe 2000 non ha mai affrontato il Milan all'Allianz Stadium in campionato, mentre con la maglia Fiorentina aveva preso parte a 4 reti in 4 sfide al Franchi contro i rossoneri, 2 gol e 2 assist. Io mi ricordo tra l'altro l'andata di Fiorentina-Milan di quell'anno che poi prendiamo Vlahovic proprio a gennaio, e ha fatto una partita strepitosa. Federico Chiesa ha preso parte a 6 gol contro il Milan in Serie A, 3 reti e 3 assist. E contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione, al pari di Bologna, Udinese e Sassuolo. Il classe 97 non è però stato coinvolto in alcuna marcatura nelle ultime 4 sfide con i rossoneri in campionato. Quindi significa che l'attacco Chiesa-Vlahovic ha dei pro e dei contro, se vogliamo, da questo punto di vista. Per Chiesa il Milan è la vittima preferita, ma nelle ultime partite non è mai stato determinante con gol e assist. Ricorderete anche la doppietta di Chiesa a San Siro contro il Milan nell'anno di Pirlo, nel primo anno di Chiesa in bianconero. E così come Vlahovic al Milan comunque ha già segnato, ha fatto anche partite strepitose, ma in casa con la Juve mai. Quindi potrebbe essere oggi il giorno in cui proprio i due attaccanti della Juventus riusciranno a trovare la via del gol o la via dell'assist e quindi entrare finalmente all'interno di questa statistica che prima era stata favorevole e oggi non lo è più. Vediamo, poi magari sarà Yildiz a partire dal primo minuto e Chiesa entrerà dopo. Però attenzione ragazzi, perché il Milan è il secondo attacco della Serie A con 64 gol, davanti al Milan soltanto l'Inter, e oggi in difesa appunto non hanno i titolari. Quindi a me viene naturale pensare che oggi possa essere una partita con tanti gol, una squadra che ne fa, in attacco ce li hanno tutti, dietro non sono loro e quindi potrebbero prenderne. Un pari da tanti gol, una sorta di 2-2 come fu con l'Atalanta, io posso aspettarmi un risultato del genere, a maggior ragione perché ci troviamo di fronte a due squadre che, ripeto, sono in un brutto momento
sono proprio in quel finale di stagione in cui hanno poco e niente ancora da giocarsi perché la delusione è stata tanta di questa stagione. Sono anche la miglior squadra per gol dalla panchina con ben 15. Starei attento anche a questa roba qui perché magari il Milan poi con una sostituzione potrebbe cercare di far male alla Juve, anche perché comunque è vero che non avranno Jovic perché ha avuto un affaticamento muscolare, però il Milan in panchina ha sempre due o tre armi importanti da buttare dentro che possono veramente cambiare il risultato finale. Quindi oggi io mi aspetto un pari, mi aspetto un pari anche con tanti gol. Io ve l'ho detto, nelle ultime 5 partite credo la Juventus avrà 6 punti. Con il pari di oggi, poi significa che dovrebbe farne 5 nelle 4 successive. Ce la può fare? Per me assolutamente sì. Sono curioso di sapere anche la vostra opinione. L'aspetto qui sotto nei commenti. Ci vediamo alle 18 in live su Twitch e io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Ciao belli.